Ciao Filip, intanto ti chiedo come sta andando questo ritiro. Sono quasi 10 giorni, allenamenti molto intensi, una tua sensazione? Mie sensazioni sono che siamo un po' stanchi, però è ritiro, quindi deve essere così. Siamo contenti che siamo qua, possiamo lavorare tanto con grande intensità. Come l'ho detto prima, io ho sempre creduto sul lavoro e penso che sarà anche in questo momento. Il mister vi fa fare tanto tanto lavoro con la palla, oltre che atletico, però fin dal primo giorno avete giocato molto col pallone e molto 11 contro 11, anche sono allenamenti molto all'inglese, diciamo. Quanto è importante per voi subito entrare in questo meccanismo? Mister Sam da quando è arrivato voleva giocare, voleva sfruttare occasioni con la palla, voleva fare sempre tanti possessi, tante partitelle, quindi per noi è cioè, bello. Io penso che quello modo di allenamenti sono migliori. Ti volevo chiedere, hai rinnovato fino al 2025, sei arrivato un po' in punta di piedi qui in Italia, adesso invece sei un giocatore di riferimento del Genoa. Quanto sei contento di questa tua permanenza in rossoblù? Sono molto contento, mi trovo bellissimo qua, in tutta società, tutta città, tutti i tifosi. Io provavo sempre a dare il massimo per quella maglia e io sono molto contento che la società conta su di me. Un'ultima domanda per me. Magari non ci stai pensando adesso, però fra un anno ci sarà l'Europeo e comunque ti puoi giocare anche le tue carte, adesso le qualificazioni sono ancora in corso, però con la Polonia quanto ci tieni anche a questo, oltre poi alla stagione con il Genoa, No, ovviamente. per me è il sogno giocare in nazionale. Devo essere sincero, sempre sognavo a mettere maglia di nazionalità. Quindi sarà campionato importantissimo. Spero, so che se faccio bene quello anno, riesco a trovarmi a europeo. Allora, Filippo, ritrovi la Serie A, ti chiedo che tanto che campionato ti aspetti? Il campionato tosto, difficile, però noi vogliamo fare il nostro campionato, sappiamo che sarà difficile, però noi cioè, pensiamo a noi stessi e spero che facciamo bene. Vedo Mister Girardino anche nelle esercitazioni che vi sta molto vicino, vi aiuta, vi sprona. Ecco, quanto è importante anche avere un allenatore della sua personalità, l'hai già avuto ovviamente. L'anno passato ti chiedo proprio l'importanza proprio del suo carisma. No, è molto importante. Da quando è arrivato ha dato tutto per noi, sua esperienza è molto importante per noi, per giovani, per tanti giovani. Quindi per me è uno dei migliori allenatori che ci ha avuto in mia carriera. Quindi niente da dire, solo imparare. Hanno rinnovato in mezzo al campo Badel e Strootman, quanto sono importanti i giocatori, quanto sono stati importanti anche l'anno passato. Sono importantissimi, hanno fatto vedere l'anno scorso come sono importanti e penso che sarà uguale in quest'anno. Il pubblico che vi sta sempre vicino si sta abbonando anche in quest'anno di Serie A, insomma, è un uomo in più. Lo è sempre stato, lo è stato l'anno scorso nell'anno del vostro ritorno in Serie A, lo sarà anche quest'anno in un campionato, come hai detto tu, molto difficile. Sì, il tifoseria era sempre vicino a noi, quindi sappiamo che sarà uguale quest'anno e penso che noi facciamo tutto per fare entusiasmo ai tifosi e spero che loro saranno sempre vicino a noi. Infine ti chiedo il tuo obiettivo per quest'anno. Il mio obiettivo è sempre giocare di più, poi giocando titolare o entrare dal panchina, cioè io riuscirò a trovare pronto e fare Sei stato uno dei primissimi, forse il primissimo a rinnovare con il Genoa, significa che sia tu che la società avevate le idee ben chiare. Sì, io avevo sempre idea di rimanere qua, poi società me l'ha dato grande fiducia a rinnovare e io provo a ripagare quello che contano su di me.
hai tanti professori a fianco, come Stockman, come Badel, sei un po' all'università del calcio. Sì, come ho detto prima, cioè a me, io sempre guardo a loro, perché sono giocatori con grande esperienza, con grande carriera, hanno giocato in grande club, quindi penso che sono in mia posizione, sono molto 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 bravi. Dalla Serie B alla Serie A, cosa cambia per il Genoa e come cambia il modo di giocare di Jagielka? Cioè, per noi proviamo sempre a giocare poi sempre proviamo a giocare a stesso modo di gioco, proviamo sempre a fare possesso noi, poi certo che in Serie A ritroviamo cioè club, squadre con più qualità, quindi non sarà facile per noi. Spero che con entusiasmo, con energie e sacrificio riusciamo a fare bene. Cosa sei disposto a